1 ottobre 1959 muore Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Fra i maggiori avvocati penalisti, è deputato al Parlamento a partire dal 1909, per poi ritirarsi dalla vita politica durante gli anni del fascismo. Eletto all'Assemblea Costituente, viene eletto capo provvisorio dello Stato il 28 giugno 1946 e dal 1 gennaio 1948 primo presidente della Repubblica Italiana. Giudice della Corte Costituzionale, De Nicola ne diventa presidente il 23 gennaio 1956, dimettendosi dalla carica il 26 marzo 1957. Enrico De Nicola ha ricevuto in Campidoglio la cittadinanza onoraria di Roma alla presenza del Capo dello Stato. La solenne cerimonia si svolge nella sala degli Orazzi e Curiazzi, dove insieme con l'onorevole Gronchi sono convenute le più alte cariche della Repubblica. Padre della Costituzione italiana, per questo riconoscimento il Consiglio Comunale ha proclamato all'unanimità De Nicola cittadino di Roma. Egli è il primo dal 1944 cui venga conferito questo onore e il 23esimo da quando Roma è capitale d'Italia. Il suo nome si aggiunge a quelli di Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi, Guglielmo Marconi, Armando Diaz, Vittorio Scialoia. Napoli, che gli diede i natali, è rappresentata dal sindaco Lauro e dal gonfalone della città. All'illustre parlamentare che compie oggi 80 anni, il presidente del Senato porge il devoto saluto dell'Assemblea di Palazzo Madama. Merzagora sottolinea la dirittura morale, l'esemplare disinteresse e lo scrupolo con cui De Nicola ha assolto le sue molteplici ed alte funzioni. Il presidente della Camera porta quindi il suo tributo di devozione allo statista. Leone ricorda la sua fede nell'istituto parlamentare, la sua dedizione al superiore interesse della nazione, la profonda dottrina giuridica e soprattutto l'importanza storica dell'opera di De Nicola in uno dei periodi più difficili della vita italiana. A nome del Parlamento, Leone consegna a De Nicola, primo presidente della Repubblica, il campanello d'oro presidenziale. Il presidente Azzariti sottolinea il contributo dato da De Nicola alla vita della Corte Costituzionale nel suo primo delicato periodo. Il presidente del Consiglio Zoli definisce De Nicola uno dei maggiori costruttori della nuova Repubblica e gli esprime con commosse parole la gratitudine del Paese e del Governo. Calorosamente acclamato da tutti i presenti, Enrico De Nicola ricorda che il destino gli riservò di impersonare uno dei periodi più pericolosi e nel tempo stesso più gloriosi della vita della nazione, perché da esso doveva nascere la nuova Italia democratica. Il merito di una rigenerazione così ardua e così pronta spetta esclusivamente al popolo italiano. Chi ebbe l'onore e l'onere di rappresentarlo in quel periodo sapeva soltanto che non si comanda mai così bene che quando si obbedisce alla propria coscienza.